con questo arriviamo appunto al Partito Democratico. Qualche settimana fa, qualche giorno fa, lei si è candidato, ha annunciato la candidatura alla segreteria comunale e adesso poi andrà portata appunto formalizzata. E nel frattempo è anche venuta meno l'ipotesi di Stefano Albano come possibile candidato alla segreteria provinciale, quindi probabilmente non è dato sapere al momento correrà per il livello comunale, vi sfiderete. Intanto ecco, lei sfidò il padre, adesso sfida il figlio, Cialente è inossidabile, diciamo così, tanto per cominciare. Ma io non sono inossidabile, io, guardate, io sto tanto bene a ritagliarmi altri pezzi di vita, altri interessi, ho tante cose da fare. Guardate, dopo 10 anni recuperare spazi di libertà vanno da rimettere a posto la casa che avevo lasciato un po' andare, leggere, studiare, scrivere, c'ho mille cose da fare. Perché io sono arrivato a dire, oh, qua bisogna dare una smossa? Proprio le cose che dicevo prima, io non vedo in questo momento una strategia di questa città, una città dove arrivano spalmati sopra più di 10 miliardi, dove alcune cose sono state fatte. Il Gran Sasso Science Institute non nasce dopo il terremoto, nasce, per chi se lo volesse andare a leggere, col primo piano strategico nel 2008. È scritto il 3 luglio 2009 a Roma, si chiede di fare questa operazione che è un germoglio importante, guardate, è l'inizio di una pianta che può dare una grande ricaduta con tutta una serie di legami, già porta con sé il 5G, eccetera. Queste cose devi portare avanti. All'Aquila doveva aprire un grande centro commerciale diffuso nel centro storico, cioè grandi negozi venivano qui, c'era anche un atteggiamento un po' di solidarietà per l'Aquila. Però questo, legato a 40 milioni sul Gran Sasso, un grande rilancio, avrebbe fatto sì che ogni fine settimana, tu il sabato e la domenica, avresti avuto ad esempio 20.000 persone che venivano richiamate dall'accoppiata negozi di livello, quello che trovi nei centri commerciali artefatti, costruiti, no? A Roma, vicino Roma, più su. Coniugati a una città fra le più belle d'Europa, col centro storico, con cultura, eccetera, eccetera, e anche con arti culinarie, perché tu in un centro commerciale mangi, te mangi a un fast food, qui potresti veramente mangiare a livello di qualità con l'offerta che hai. Queste operazioni nascono su un'idea di occupazione e così via. Chi la fa? Il PD in questo momento io vedo che neanche all'indomani della sconfitta si è dato da fare, a riflettere. Allora, io dico, do 365 giorni per riorganizzare il partito. Lo feci nel 2002, io facevo altro nella vita, uscivamo dalla sconfitta pesantissima con Cioni e io feci il segretario del comitato comunale per un anno circa. Rimettemmo insieme le cose, ci fu un nuovo gruppo dirigente, da allora non abbiamo mai perso sino al 2017, quando ancora bisogna capire perché abbiamo perso. Adesso credo ci sia bisogno. Dopodiché io non entro in questa storia, le correnti, le tessere, gente che si è arrabbiata perché non ha potuto fare le tessere online, le scalate, i gruppi, voglio un pacchetto di 40 tessere, eccetera. Io queste cose non le faccio, io parlerò con i singoli votanti. Dopodiché, questa è la mia idea. Volete fare diversamente? Fate voi. Io più di questo, è un atto di generosità. Cioè, allora, se fossimo nella gerarchia ecclesiastica, io non ho fatto il cardinale, ma quasi, ho fatto l'arcivescovo, cioè, insomma, ho fatto il deputato, ho fatto 10 anni il sindaco, ho una visibilità nazionale, vengo tuttora chiamato a tavoli nazionali su cose importanti. Insomma, ho fatto l'arcivescovo. Il nunzio, non ho fatto il cardinale, però insomma, Ci manca poco. poco ci manca. Ma il fatto che io torno a fare il curato di campagna, perché è un po' questo, no? Per un anno, è un atto d'amore e generosità. Se mi vogliono, mi vogliono. Se poi si vuole andare su altre ipotesi, su organizzarsi. Perché qualcuno pensa che dal comitato comunale si decideranno le elezioni, i candidati alle elezioni, eccetera. Anzi, io colgo l'occasione per quella che sarà adesso una mia battaglia. Io credo molto alle primarie, però sta storia che vengono avvelenate e soprattutto che poi l'ipotesi che siano state avvelenate vengono usate da chi le perde,
come è successo quando furono Pietrucci versus Moroni, poi Pietrucci versus Chicco e Benedetto. Ad esempio, noi dovremmo fare una prima operazione, che secondo me va fatta ed è anche bella, perché è anche un modo di coinvolgere le persone. Facciamo l'albo di coloro che chiedono di votare alle primarie del centro-sinistra o del PD di volta in volta, riconoscendosi in quello. Cioè, all'Aquila un folletto che è sempre presente sui social, che nella sua ingenuità scrive: no, io ho partecipato alle primarie, sì, ho sottoscritto, perché devi sottoscrivere il progetto, eccetera. Poi in effetti però io sono di destra, eccetera. Non è possibile. Non è possibile. Allora cominciamo a fare questa cosa, cioè rinnoviamo il modo di fare la politica, perché c'è bisogno della politica che si rinnova, uno nelle regole del metodo, l'altro è nei contenuti. A me non mi interessa andare a vedere se l'Iris ripara il tombino e ne fa una vicenda storica, a me interessa sapere qual è il progetto e se i singoli pezzi su questa storia dell'ufficio comunale, che era già stato la sede unica, già analizzata a Colemaggio, non è uscito nessuno. Quando c'è da fare una riflessione, perché da dove metterai gli uffici, da come rientra l'organizzazione e l'idea della città. Ad esempio, l'ex EMPAM a via 20 settembre. Via 20 settembre è una strada dove ci sono dei negozi, ci sono residenze, eccetera. Ci abbiamo sul groppone questo problema, è l'ex INAM. È il caso di fare lì un parcheggio silos, recuperando un edificio pubblico? Si fa, anziché sparare sciocchezze di affari che ci stanno dietro, io questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, che vai a comprare Guglielmo Rice Romoli con i soldi dell'INAIL. Perché l'INAIL non abbiamo pigliato sti soldi? A parte che erano finti, quando dicono il centro-est ha messo, non era vero, i 2 miliardi, no? Sono spariti subito. Fu una butade di Berlusconi in quei giorni. I soldi dell'INAIL sono soldi dei lavoratori che ogni giorno noi paghiamo. L'INAIL non è che te dà a fondo perduto. Ti devono rendere minimo il 3% l'anno. Se tu compri a Guglielmo Rice Romoli e le rimetti a posto, perché ormai dopo 50 anni quel cemento non vale più, eccetera, metti che l'operazione ti costa 20 milioni di euro. Questo vuol dire che tu il 1° gennaio di ogni anno apri e minimo devi cacciare 600.000 euro, fermo restando che la proprietà è dell'INAIL. Allora, se fai questa operazione, non la fai su dei privati, la fai su un'area che è un grande problema, che è quella con Colemaggio, dove lì compone una parte pubblica, una parte, ad esempio, io credo che un albergo importante lì, funzionando chiaramente il tapis roulant con la piazza, ecco l'idea della città, gli ha senso fare un tipo di intervento. Su questo nessuno ha detto niente, ma perché si va a tentoni? E poi soprattutto si va per impatto. Qualcuno dice sei un rosicone, io non ho perso io. Anzi, mi dispiace che non mi sia potuto ricandidare per lo sfizio e vedere come andava a finire. Sono preoccupato di come sta andando questa città. Non ha voluto o non ha potuto? Non mi hanno voluto. Ma io avevo detto, ragazzi, mi offro volontario. Guardate, io ho fatto medicina. L'esame che ancora mo mi risogno su due, anatomia e anatomia patologica. Anatomia patologica, mio figlio l'ha fatta qualche mese fa, anatomia patologica, lui ci ha perso 4 kg ed è magro. Io mi sono fatto questo esame, mi sono fatto due specializzazioni, avrò fatto 110-120 esami complessivi. Sono disposto a rifare l'esame anatomia, cioè tu trovi un sindaco uscente che senza ambizioni dice guarda io, se vi servo mi ricandido. State attenti che candidarsi è un esame, perché puoi essere anche trombato, terribile verbo, però tu te candidi, il sindaco scende, piglia 250 voti, sparisce, come è successo al mio vice sindaco, no? Cioè non lo vedo più all'Aquila, gli avevo detto. Io mi ero offerto volontario, non mi hanno voluto, va bene così. Forse ero, e io lo faccio per amore, cioè, di che altro bisogno io? Io
voglio ancora fare, perché la mia vita è legata a questa, a questo territorio, ai miei sogni per questo territorio. Io sono convinto, l'ho sempre detto, l'Aquila è come una splendida fanciullina, un po' goffa ancora, destinata a diventare una donna meravigliosa, oppure un puledro sgraziato destinato a diventare un puro sangue, però c'è da lavorare. E è andata così, non è un problema, adesso vediamo. Dopodiché io politica continuo a farla, quello che penso dico. Mi spiace, in questo momento vedo un consiglio comunale che si lascia insultare perché si parla del sismologo, si parla di sciocchezze come la chiusura dell'asilo occupato, eccetera, cioè ci si leva un po' di sassolini alle scarpe. Non è questo il livello del progetto politico. Per chiudere, sappiamo, ci conferma se è vero, che da dicembre andrà in pensione come medico, come ASL, e ci sarà più spazio, appunto, come detto, per la politica. La chiusura in bellezza che vorrebbe per la sua carriera politica qual è? Parlamentare, altro? Vedere realizzati i miei progetti. L'Aquila. Poter uscire la mattina e sedermi ai quattro cantoni al bar, passeggiare sotto i portici, tornate a nuovo, vedere la città ricca, eccetera, eccetera, e dire, beh, da Aquilano io ho fatto una piccola parte, però oggi vedo realizzare il progetto. Non c'è un'ambizione, tornare a Roma, andare alla regione, eccetera. Non è questo, il problema è poter vedere che si realizzano le cose. Io non sopporto l'idea che l'Aquila possa, ma sono passati già 3 mesi. È un quarto di 5 anni, giusto? Ce ne stanno 4 per 5, 20. Abbiamo già perso la 20ª parte di un'attività amministrativa. Non vedo delle idee sulle quali si lavora. Ad esempio, seriamente, io lo feci, c'era poco da controbilanciare, però tu arrivi e dici, della gestione precedente, questo lo butto, questo lo butto, questo lo butto, è tutto falso, ma io penso... Questo, in questo momento non c'è l'idea strategica della città, e se tu non hai l'idea strategica della città, come fai ad andare a discutere con D'Alfonso, come fai ad andare a discutere con un ministro se tu non hai un obiettivo? Io tante cose sono riuscito ad averle perché dicevo, i 40 milioni per il Gran Sasso mai visti nella storia, no? Sempre stata la vacca da mungere, rientravano in un progetto. I 25 milioni per la grande pista ciclabile, che mo andrebbe curata, deve essere fatto l'esproprio per fare l'interpoderale anche qui nel tratto fatto, e ha senso, cioè lo puoi fare se tu dici perché io miro a questo, ma se tu vai là e dici voglio che l'INEL mi dia i soldi per comprare Guglielmo Resnomoli, quelli ti dicono hai accontentato il proprietario Guglielmo Resnomoli, quando c'hai sul groppone, in senso positivo, da sviluppare i discorsi con le Maggio, e quando c'hai da risolvere il problema dell'autoparco, cioè noi mettiamo nel punto di arrivo della più importante struttura di comunicazione, nel punto in cui c'è la cittadella giudiziaria, tu ci metti i camion, gli spazzaneve, lì tu realizzi l'ufficio, la sede unica, con collegamento immediato al centro storico, è abbastanza centrale, e l'autoparco lo metti in quello scheletro che non sai che fa. Non va bene? Dammi un'altra idea, ma spiegami a Collemaggio. Portare l'ufficio a Collemaggio vuol dire che lo stacchi completamente in questo momento da qualsiasi altro confronto con altre organizzazioni. Grazie Massimo Cialente. Grazie a voi, grazie. A posto.